Ciao a tutti belli e brutti dal vostro Christian Leares, eccoci tornati su FIFA 16 per PS3. E nulla, è arrivato il momento di aprire i nostri pacchettoni dopo le due partite del draft, una offline vinta, tutto il draft e il secondo draft fatto con online, che come avete visto dalle partite, dei video precedenti, sempre se l'avete visti, che è andata abbastanza bene, belle partite, comunque mi sono divertito. Allora, diciamo che possiamo fare così, ci apriamo i nostri pacchetti trovati nei draft e poi ci apriamo qualche pacchetto. Facciamo dei conti, volevo spendere più o meno sui 100.000 crediti, non oltre, perché non volevo anche prendermi Julio Cesar quello blu, perché è andato veramente molto bene. E tentare di prendere anche Bellerin blu, sempre blu, perché è un 98 di velocità mi ci ho trovato relativamente bene. Facciamo due di questi che fanno 30.000 e poi ci apriamo 10 di questi, così tanto per oppure faccio sì, ecco così. Allora, cominciamo con i 10 di questi e poi ci apriamo i 5 pacchetti. Allora, partiamo. Ecco il primo, rullo di tamburi, uno raro, no, tre rari ci sono in questo, vediamo un po'. Attenzione, Manchester, pensavo, vabbè, francese. Questo però mi può servire perché gioca in Inghilterra e questo mi sta bene. Il primo pacchetto è bello che è andato, sembra, non sembra malvagio, perché Colis, che Skullerin, non so come si chiama. Francamente sembra abbastanza utile, anche se non vale 7.500, però vabbè, non si può avere tutto dalla vita. Apriamo il nostro bel secondo pacchetto, vediamo, rullo di tamburi, Castaldello. Ecco, cioè questo ha fatto più schifo di quello di prima, molto più schifo di quello di prima. Questo ce lo teniamo, ce lo mettiamo in vendita, questo ce lo teniamo, questo lo mettiamo in vendita. E anche questi due ci mettiamo in lista trasferimenti. Questi ce ne andiamo tutti belli al club. Beh, abbastanza veloce. E fino a qui due pacchetti velocemente in modo veloce. Scusate se mi ripeto più volte. Riapriamo questo che siamo al terzo pacchettone. Continuiamo alla ricerca, almeno spero di trovare un giocatore top. Top, come cavolo si chiama. Ma anche un if, non è che mi. Ecco, vabbè, uno dei rari è proprio un giocatore, carta ovviamente argento. Questi ce li mettiamo tutti belli in. Anche questo. Ce li mettiamo tutti belli nella lista trasferimenti che si sta riempiendo più velocemente. E questi ce li andiamo tutti al club, che possono sempre servire. Terzo pacchetto bello che è andato, magari se mi metto direttamente nei pacchetti. Andiamo qua, quarto pacchetto, anche quarto pacchetto a quanto pare fa schifo, fa veramente schifo, perché di raro c'è ben poco. Ah, quarto pacchetto, dal primo pacchetto che ho visto ho detto, beh, si promette bene, invece a quanto pare no. Siamo al quinto pacchetto. Thiago, fortissimo giocatore, però abbiamo un giocatore raro, 88 di velocità che non sembra male, quella che gioca. Beh, servirebbero anche qualche giocatore magari che gioca in Premier, anzi questo lo scarterò, ce lo scartiamo. 5 pacchetti, arriviamo al sesto pacchetto. Stiamo andando abbastanza velocemente, vediamo se riusciamo a trovare qualcuno di interessante. Ancora nulla, però ce n'è uno della Premier e me lo vado a mettere. Ah,
nel club, che può sempre servire. Partiamo. Sesto pacchetto bello candato. Siamo qua col settimo pacchetto. Vediamo se riusciamo a trovare qualcuno di interessante. Nulla di Aric, questo non mi sbaglio, dovrebbe essere un doppio. Ah no. Ok, gli unici radi sono questi qua. Questo forse si riesce a vedere. Beh, settimo pacchetto andato. Vediamo di arrivare all'ottavo. A quanto pare non mi smentisco mai. Guarda che questo spacchettamento l'ho fatto, perché cosa mi credevo. Però attenzione, due giocatori francamente rari è già un passo avanti, anche se fanno schifo. Quindi nono pacchetto, nono pacchetto. Vabbè, un altro della Premier, anche un altro difensore della Premier. Ah, quasi che fatto ci sono. Vabbè, questo. Vabbè, meno mille. Meno mille crediti ce li abbiamo. No, questo faccio. Quindi questo. Veloce. Dovrebbe essere l'ultimo, poi vabbè ce la vediamo un attimo. Ah, quando mi... Ecco qua l'ultimo pacchetto, tanto mi sono distratto un attimo, Versanico che è la quinta volta che lo trovo. Questo cos'è? Gioca in mappa, gioca in Inghilterra 2, quindi ciao. Via. Apriamoci il primo pacchetto pesante, periodo di verifica. No, non mi dire che è scaduto adesso, ma che sfiga, non ci posso credere. È scaduto ragazzi, vabbè, questo qua non ce l'apriamo, quindi ce ne apriremo. Vabbè, iniziamo ad aprirci questo qui. Abbiamo altri 4 da 7-5. Forse dovevo tentare di aprire prima quei due. Intanto qui troviamo anche due, no, uno della Premier. Ok, allora apriamoci anche questo qui, poi andiamo a vedere se si possono utilizzare quelli lì, i pacchetti lì. Tanto abbiamo trovato rulli di tamburi, uno raro argento. Vediamo se ce n'è qualcuno della Premier. No, ce la mettiamo nella lista. Ok, apriamoci l'altro. Questi sono quelli da 3, quindi quelli da 7 e 5. Vediamo un po'. Abbiamo trovato Ryan. Sono tanti giocatori, ma nessuno che possa essere utile a parte lui, che ce la mandiamo. Peccato che però non ho più spazio nella lista, quindi facciamo che ce ne mandiamo tutti a parte questi due. Apriamo questo qui. Vediamo se Agüero ci porta fortuna. Zapata, che poi oggi tra l'altro ha pure segnato. Questo Peret, dopo in Francia. Quindi ce ne mettiamo tutti nel club. E poi questo qua ci distrattiamo. L'ultimo pacchetto, poi vediamo se riusciamo a riaprire quelli da 15.000.
portiere turco. Quanta gioia nel mio cuore. Forse ce n'è uno. No. Niente, niente, nulla di nulla. Proprio mi sta dando di culo, ragazzi. Neanche un giocatore interessante, a parte, ripeto, no, no. Siamo qua a caratura limitata, se... adesso non fa aprire. Vediamo... no, niente. Però un 82. È un 82, abbiamo trovato pure Zaza che francamente male non ha. Ce n'è un altro qua della Premier League che può servire per la squadra. Ultimo pacchetto dell'escalation, vabbè, ci siamo capiti, del pack opening. Quindi ci siamo con i conti perché sono 103. Attenzione, brasiliano e niente, pensavo a Coutinho, però la speranza era l'ultima a morire. Intanto ci hanno trovato poi Stefano Pioli. Ah, pure, cos'è questo? Cacciatore, questo lo si vende bene, poi lo vado a controllare. E nulla. Niente ragazzi, dopo questo pacchetto diciamo che è tutto. Perché non... direi che è tutto, poi ci rivediamo a questo punto, a quanto pare non è mio giorno fortunato, proverò poi eventualmente a fare dei crediti, i giocatori della Barclays che mi servivano, che volevo li prendo, e li vado ad andare a comprare delle linee via dicendo, perché a quanto pare è impossibile trovarli, forse anche troppo tardi perché oggi è domenica. Se sono già usciti da 2 giorni, quindi magari se sono già pappati tutti gli altri, ci riproverò eventualmente quando usciranno quelli della Bundesliga, magari mi farò la noia. Quindi niente ragazzi, se qua ci vorrebbe almeno un pollicione per solidarietà, perché ho trovato Pazzini, una faccia così simpatica non si può evitare di mettere assolutamente, di mettere un bel like a questo video. Poi niente, se non siete registrati fatelo pure, tanto non sarò io a impedirvelo. E, che dire, grazie ancora per la visione e ci vediamo col prossimo video. Ciao ragazzi.